Ciao a tutti, buonasera e ci ritroviamo a mangiare insieme. Questa sera saluto Giuse, ho visto tuo figlio, ho sentito tuo figlio quest'oggi e mi ha detto di salutarti, allora ti saluto, mi ha detto che vedi che sei in collegamento, dunque ti saluto ben volentieri e poi saluto, me lo sono scritto perché la famiglia Matteo Monica con Letizia Beatrice, ho visto la foto delle bimbette, che mi propongono questo, che una sera da qui a Natale, lo diciamo poi prima, proviamo a mangiare tutti lo stesso piatto. Beh, sarebbe bellissimo, eh? Lo diciamo prima e prepariamo tutti, io qui e dove siete voi, e quella sera mangiamo tutti lo stesso piatto. Grazie del suggerimento, mi sembra molto bello. E poi sono tanti altri che vorrei salutare, ma saluto. Stasera vorrei salutare quelli che ogni tanto nei commenti mi fanno delle critiche. È bellissimo, li saluto volentieri perché sapete, chi fa delle critiche dice un suo punto di vista e questo è sempre arricchente, perché voi sapete che mangiare è anche mettere insieme dei punti di vista. Io sono da solo qui in questo periodo, ma quando mangio con altri, qualcuno di voi sta mangiando insieme, quando mangi con altri è certo che qualcuno magari dice troppo salato, l'altro dice no, è troppo dolce o va bene così, qualcuno dice no, la pasta è troppo cotta, ma no, a me piace così. Ognuno ha i suoi punti di vista. Poi figuriamoci, se per caso c'è qualcuno che è in collegamento e c'è papà e mamma e i bimbi piccoli, sono punti di vista diversi, loro raccontano qualcosa che hanno visto e lo raccontano a modo loro. E dici, ma guarda cosa hanno visto, io non l'avevo visto, o viceversa. Se poi hai in collegamento c'è qualche adolescente, ragazzi, punti di vista molto diversi, a volte anche un po' di sane discussioni, il sabato e la domenica sicuramente. Questa è la tavola è mettere insieme cose diverse. Dunque ringrazio chi mi critica perché è arricchente. Meno male che c'è la possibilità di scambiarsi punti di vista diversi. Perché in fondo noi siamo tutti soltanto un punto di vista. Io sono solo un punto di vista, io vedo le cose a partire da me, dalla mia storia, da quel che so, ma le cose sono molto di più. Ognuno è solo un punto di vista. Che bella questa cosa. Non solo a tavola, nella vita. Ognuno è solo un punto di vista, non è la verità. Nessuno è la verità. La verità è sempre molto più grande. Noi ne vediamo un pezzo. C'è una cosa che amo dire provocatoriamente ed è questa. La verità non è ciò che so, la verità è ciò che non so ancora. Questa è la verità. Ma rispetto a tutto, rispetto all'arte, rispetto alla musica, rispetto alla matematica, la verità non sono quelle quattro cose che io so. La verità è l'infinite cose che non so. Che bello. È importante che, soprattutto in questo tempo difficile, impariamo a non essere tutti persone che allargano la propria opinione fino a crederla alla verità. Calma, ragazzi, calma. La verità è molto più grande di quel che noi vediamo. E Papa Francesco ha una definizione bellissima che dice l'unità è superiore ai conflitti. Lo dice del genere umano, ma possiamo dirlo della Chiesa, che bello. Nella Chiesa l'unità, siamo tutti davvero, ci riconosciamo tutti fratelli perché figli di Dio, l'unità è molto superiore ai conflitti, ai punti di vista e dunque possiamo stare tranquilli e con molta libertà scambiarceli, magari anche con una certa mitezza se si può, ma con molta umiltà, scambiarci i punti di vista diversi. Questa è la Chiesa che dobbiamo costruire, non quella del pensiero unico che non si può mai sgarrare. No, sapete, è molto importante ogni tanto ricordarci la tradizione. Dobbiamo, no, non voglio sembrare un tradizionalista, ma veramente, amici, per favore, ricordiamoci la tradizione. La tradizione della Chiesa è bellissima. Non gli ultimi 50 anni, è la tradizione della Chiesa. Pensate, dico solo questo, poi veniamo ai piatti, ma una cosa bellissima, che a me rinfranca il cuore sempre. I primi tempi della Chiesa erano gli uomini e le donne credenti talmente liberi che hanno deciso di non avere un Vangelo solo. Quattro. Se non è una pazzia questa. Noi siamo una religione che non ha un Vangelo, ne ha quattro, che sono molto diversi. Che libertà avevano i nostri padri. Noi
ce lo sogniamo. Noi riusciamo a discutere di Pizzi, Merletti o incenso a messa. Ma per favore! Quelli avevano quattro Vangeli, cioè quattro modi di raccontare Gesù Cristo. In modo anche molto forte. Pensate che nei Vangeli solo due Vangeli parlano del Natale, gli altri non ne parlano. Non parlano dell'Annunciazione. Mamma mia, come? È così. Solo due, gli altri due non ne parlano. Pensate rispetto a Pasqua. Tre Vangeli ci raccontano l'ultima cena dicendo Gesù prese il pane, lo spezzò e disse, e un Vangelo non ne parla proprio e racconta la lavanda dei pieni. Dici, ma come? Sono in contraddizione. Non sono in contraddizione. Sono quattro modi per dire qualcosa che è di più di quel che loro riescono ancora a raccontare. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo bisogno di una chiesa così, non da pensiero unico, ma sinfonico, sinfonico. Aiutiamoci ad essere così, liberi, liberi. Essere cristiani vuol dire essere liberi. Che bello. Come si è liberi quando funziona, a tavola, di poter dire la propria opinione. Impariamo dalla tavola, ad essere punti di vista. Noi siamo dei punti di vista. E allora questa sera vorrei parlarvi del cucchiaio. Il cucchiaio. Che cos'è il cucchiaio? Il cucchiaio è la sostituzione delle mani a cucchiaio. Eh beh, certo, serve per prendere cibi liquidi, come le mani a cucchiaio. Credo che tutti, una volta nella vita almeno, io tante volte, ci siamo trovati in montagna o da qualche parte, a una fontana che abbiamo fatto spontaneamente così. E poi abbiamo bevuto, cercando di tenere con molta cautela quell'acqua che quando sei molto assetato è molto preziosa. Ecco, il cucchiaio è la sostituzione, serve, non ho la minestra stasera, sono arrivato tardi, non ho avuto tempo a tirarla fuori, ma... ecco, il cucchiaio serve a prendere e mettere in bocca e bisogna farlo con molta cura, non è come la forchetta. La forchetta prendi e anche se la muovi così non si stacca il cibo. E questo, sapete, quando ho avuto un periodo all'ospedale, i primi tempi poi che riuscivo a mangiare, mamma mia, avevo problemi alle mani, non solo mettevo il tovagliolo, come si chiama, mi mettevano un asciugamano perché a mangiare a minestra alla fine era un disastro perché non riuscivo e poco che fai, cola via tutto. Cosa dice il cucchiaio? Il cucchiaio dice: se vuoi mangiare la minestra, devi prenderla con moltissima cura fino a quando non è entrata tutta in bocca. Non puoi fare così, perché non arriva niente. Avete presente i bimbi quando mangiano col cucchiaio le prime volte? Disastro. Appunto, ci vuole molta cura. Che bello. Allora abbiniamo il cucchiaio alla cura. Mangiare col cucchiaio ci insegna a prenderci cura nella vita delle cose, delle persone. Voi sapete, cura, non si sa bene da cosa deriva la parola cura. Dicono da tre pa possibili parole. La parola sanscrita cu, che vuol dire guardare attentamente. Bellissimo. Prendersi cura vuol dire guardare attentamente. Pensate che bello, se a tavola ogni tanto ci guardassimo attentamente, se siete tre o quattro, provate a guardarvi un istante negli occhi, è potente, eh? Guardarsi con attenzione, come sta? Tua moglie che sta mangiando con te stasera, guardala, come sta? È allegra, triste, stanca? Che bello. Prendersi cura vuol dire guardarsi con attenzione. Secondo, dal latino cor urat. Cor urat vuol dire un cuore che brucia. Prendersi cura vuol dire davvero appassionarsi all'altro. Pensa che bello, mentre mangi, appassionarsi a quel che dice, ti racconta la giornata, un problema. Appassionarsi, anche quando magari con te mangia qualcuno che non ti sta tanto simpatico, succede a volte, non in casa spero, ma bellissimo. E da cora, il termine greco cora, che vuol dire regione, vuol dire spazio, e l'abbiamo già detto ieri sera. Prendersi cura vuol dire lasciare il giusto spazio agli altri. Che bello. Allora, quando guarderemo il cucchiaio in futuro, ci ricorderemo che poi prendiamoci cura di quelli che mangiano con te. Guardali attentamente, prendili proprio a cuore, appassionati, lasciagli il giusto spazio. E allora, alla luce di questo, lasciare il giusto spazio anche a chi la pensa diversamente da te. Imparare a mettere insieme i punti di vista e prenderti cura di chi ti dà un altro punto di vista, credo che sia una cosa che si impara anche a tavola, ma si impara soprattutto dal buon Dio. E allora un attimo ci fermiamo e stiamo in silenzio con gli occhi chiusi.
e possiamo dire le tre Ave Marie, o io ho alcune intenzioni che dico, ma ognuno di voi poi mette le sue. Vorrei ricordare Marina, che era intubata e proprio oggi è stata tracheostomizzata, a Sergio di Cantalupa, che è all'ospedale, a Carla, che ha dei problemi di salute, a Davide, che ho sentito oggi, che sta faticando nella salute, e a tanti altri. Li ricordiamo con queste tre Ave Marie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Dio Onnipotente benedica questo cibo, benedica voi, la vostra serata, la vostra notte, la giornata di domani, la vostra famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti quanti.